E così il Milan ha strapazzato ieri sera il Napoli, tenendolo a 6 punti, come tiene a 5 punti l'Inter, per la gioia del suo presidente Berlusconi, che aveva detto in tribuna: beh, se battiamo il Napoli, battiamo il Sud. Naturalmente poi ha detto che scherzava, perché era la cosa, gli può portare voti. Il problema di Berlusconi è che ormai scherza su tutto ed è serio su tutto, non si capisce se scherza quando dice cose del genere, oppure se scherza quando parla della scuola, oppure se scherza quando parla del bunga bunga. Ha polverizzato le parole, questo è il significato delle parole, e il tono delle parole, tutto uguale, tutta una miscellanea, una mista, una fricassea di significati che non significano. Tornando a noi, gli ha risposto La Russa, tifoso interista, che questo nobile agone di parole, gli ha detto: ma io tifo per il Napoli perché mia moglie è di Napoli. E dal suo letto di dolore, i Procuste, Mastella influenzata, ha detto: ah, così si frega tutto il Sud, Berlusconi non lo doveva dire. Questo è il livello del nostro dibattito politico, non lo scambiate per dibattito calcistico, il livello è quello anche per la politica. Torniamo a Milan-Napoli. Non c'era paragone, oggettivamente, vedendo come erano partite le squadre. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, c'era da aspettarsi soltanto il gol del Milan, almeno in teoria, anche se il calcio riserva sorprese. Il Milan teneva in panchina Cassano, che non ha giocato neanche un minuto, il Napoli senza Lavezzi è più debole, al posto di Lavezzi giocava Mascara. Ora, fra Mascara e Pato c'è una certa differenza, fra Mascara in campo e Cassano in panchina c'è una certa differenza, fra l'organico del Milan e l'organico del Napoli c'è una sensibile differenza. Quindi tutto ciò va naturalmente a maggior gloria del Napoli, che è stato fino a ieri proprio sotto il Milan, e anzi prima della partita di ieri doveva essere non a 3 punti ma a 1 punto dal Milan, visto che con il Chievo il Milan si era ripreso una vittoria per quel gol con il braccio di Robinho. Tornando a ieri, ha avuto un rigore il Milan. Si può dare un rigore del genere a sbloccare la partita? Sì, teoricamente nella mano, nel braccio scomposto di Aronica ci sono anche gli estremi a termini di regolamento per il rigore. La vera domanda si dovrebbe porre uno sportivo, tifoso del Napoli, del Milan o di qualunque altra squadra, è: lo stesso tipo di fallo nell'area opposta fatto da Thiago Silva o da Nesta, l'arbitro l'avrebbe trasformato in rigore oppure no? Questa è la domanda di fondo, no? Perché sul discorso rigore non rigore, insomma, si può naturalmente discutere, e comunque il Milan si è strameritata la vittoria, per chiarire il concetto. Ed è stata una domenica di campionato che, oltre a far vedere il presidente del Consiglio, scusate, il presidente, fra tutti questi presidenti ci si confonde, e uno confonde il presidente del Senato Schifani con il presidente del Palermo Zamparini, uno è siciliano, l'altro no, ma fa il presidente del Palermo. Dicevo, fra un presidente del Senato in tribuna per quelli del calcio a Roma, per Roma-Parma, che parla di Roma-Parma con lo stesso tono con cui parla della morte della disgraziata Iara, e tutto quello che è successo sui campi, insomma, certamente è stata una giornata movimentata. La cosa che ha fatto più effetto è stato di gran lunga il 7-0 che l'Udinese ha inflitto al Palermo, e la cacciata poi di Delio Rossi, sostituito da Cosmi. Ma vedete, anche qui c'è da metterci d'accordo. L'allenatore dell'Udinese, Guidolin, ha perso le prime 4 partite all'inizio di questo campionato. L'allenatore del Milan, Allegri, quando era al Cagliari, ha perso le prime 5 partite un paio d'anni fa del campionato, e i rispettivi presidenti non li hanno cacciati, li hanno tenuti pensando che fossero dei bravi allenatori. Allora, cosa voglio dire? Che mentre ci sono dei casi in cui forse la scelta dell'allenatore è sbagliata, nel caso del Palermo aveva un ottimo allenatore con una giornata disgraziatissima, e Zamparini erano settimane o mesi che diceva: io questo lo caccio, praticamente, anche senza dirlo. Adesso sembra quasi che sia stata una liberazione. Non credo che il Palermo andrà meglio senza Delio Rossi, e credo che l'Udinese continuerà ad andare bene con Guidolin. Non credo che la Fiorentina andrà bene con Mihajlovic, perché naturalmente dietro c'è un problema
problema societario, e Mihajlovic fa semplicemente l'esecutore, sbagliando spessissimo le scelte, i cambi e tutto il resto. Non credo che la Roma andrà meglio con Montella di come andasse con Ranieri, anche perché anche qui c'è una pesante situazione societaria da risolvere per capire chi si prende la Roma, chi compra il club. Credo che forse la Lazio possa resistere qualche partita in più in lotta per la Champions, anche se appunto l'Udinese sembra la squadra che gioca il calcio migliore. Milan e Udinese, ricordatevi che Milan e Udinese fecero all'inizio di gennaio una partita da 4-4 al Meaz, in cui l'Udinese meritava addirittura di vincere. E lì si è visto che un Milan che non perdeva in quelle circostanze e un Udinese che giocava così avrebbero costituito il futuro. Rimane l'Inter. Beh, l'Inter è oggettivamente la contendente più accreditata del Milan per lo scudetto. Adesso si tratta di vedere che fine faranno in Champions Milan, Inter e Roma. Fuori tutti, come ha fatto il Napoli in Europa League? Se sono fuori tutti, intanto c'è la considerazione di un calcio italiano allo sfascio, un calcio italiano di vertice, perché il calcio italiano di base è allo sfascio da diversi anni e nessuno lo dice e nessuno fa niente. E poi naturalmente si concentrano Inter e Milan sul campionato, e allora si tratterà di vedere chi ha più birra. Nonostante tutto, io ancora penserei al Milan, perché Berlusconi è il Presidente del Consiglio anche per questo.